Buongiorno a tutti, sono Luca Antiga, sono uno dei due soci fondatori di Orobics, è una società di Bergamo, cioè parliamo di fare ingegneria di sistemi con intelligenza artificiale dentro, quindi ci occupiamo di software che si trova a operare in situazioni di incertezza. Il motivo per cui uno fa ricorso ad alcuni tipi di algoritmi. Va bene, la prendiamo un po' da lontano, ma sostanzialmente si possono avere migliaia di diverse definizioni di intelligenza. Una che ci piace abbastanza è la capacità del sistema di adattarsi a un ambiente di cui non sa completamente tutto, e questo si adatta abbastanza al mondo industriale, in cui l'automazione viene spinta fuori da situazioni di riproducibilità. La riproducibilità, per esempio, nel posizionamento di un pezzo o nella manifattura di un pezzo, è qualcosa che costa tanto anche in termini di hardware. Quindi se uno si rifà poi a sistemi che sanno avere a che fare con l'incertezza, si trova ad avere macchine più piccole, più leggere, con meno hardware, magari con hardware più off the shelf come qualcuno. Allora l'intelligenza artificiale è una storia molto lunga, parte dagli anni 50, diciamo che è cominciato a diventare un po' mainstream recentemente. Questo è uno degli articoli che ha guadagnato la copertina di Nature, in cui DeepMind, che è una startup nota che poi è stata acquisita da Google subito dopo, ha pubblicato un articolo in cui una singola rete neurale, in una certa dimensione, ma una singola rete neurale, partendo solo da immagini di questo tipo, poteva elaborare una strategia per vincere a una serie di giochi che erano, mi sembra, il numero di 49 giochi, e giocare in modo come un umano meglio. Questo era un singolo algoritmo che autonomamente apprendeva come giocare a questi giochi, e era sempre la stessa rete neurale che partiva senza avere nessuna conoscenza delle regole, solo dai colori dei pixel che vedeva a schermo. Quindi questa cosa è un po' portato una ventata di novità in sistemi di intelligenza artificiale, che tipicamente erano fatti da tante regole messe assieme da umani, codificate, l'insieme di queste regole poi faceva il comportamento del sistema. Quindi le regole non sono esplicite, non sono autoprese, ma come si dice, l'apprendimento è avvenuto end to end, da un capo all'altro. Questo, poi le tecniche simili vengono utilizzate sulle self-driving cars, per esempio, oppure in ambito robotico, dove dei robot imparano a avere a che fare con l'ambiente sulla base di feedback, che possono essere, per esempio, feedback di forza o coordinati con camere. Ci sono applicazioni in cui i robot non hanno proprie eccezioni, non sono calibrati inizialmente, imparano la calibrazione del mondo andando a vedere che effetto ha il muovere il proprio bacio, i propri giunti sulla visione da calibrare. Potete vedere una piccola demo di un fatto che abbiamo fatto. Così come i robot possono predire, queste sono applicazioni chiaramente che non sono arrivate nel mondo dell'industria per ora, però l'applicabilità, i sottoprodotti di queste cose sono cose di cui ci appropriamo e cerchiamo poi di portarle nella pratica, e poi ne vedremo alcuni esempi. I robot che imparano a predire l'effetto di un'azione, per esempio su una lattina. Cosa succede se io spingo una lattina? Succede che mi troverò la lattina un po' più in là. Quindi dopo un certo numero di run si chiede al robot: ok, questa cosa me la metti qua, e nel filmato che potete andare a vedere si vede il robot che fa l'azione, dopo tanti tentativi ovviamente, che sortisce quell'effetto. Allora, alla base di tutto questo ci sono quelle che si chiamano reti neurali profonde, che sono dei costrutti matematici anche abbastanza semplici, che a partire da operazioni di somma e moltiplicazione con delle non linearità, palle, ma sono comunque funzioni molto semplici che abbiamo studiato a livello di, non dico le medie, ma alle superiori, sono capaci, da un grosso dataset di input, a riconoscere quello che succede nel dataset prima a livello molto dettagliato. Quindi riconoscono che molto spesso i pixel sono uniti e rappresentano una linea, poi queste linee poi vengono messe assieme tipicamente nel dataset
a formare degli oggetti che cominciano a diventare degli elementi di un volto in questo caso, e poi i volti vengono composti un po' più ad alto livello, quindi si parte dall'analisi dei pixel vicini, molto stupida, molto non contestualizzata, fino alla contestualizzazione di cose che cominciano a essere classificabili come, non so, espressioni facciali. Ma le stesse architetture diverse, ma gli stessi componenti di base vengono usati quando voi cercate la traduzione su Google di una frase. Quindi da un grosso corpus di frasi in francese e in inglese, il sistema impara a tradurre senza avere codificate regole grammaticali al proprio interno. Quindi si parla di appunto costrutti matematici abbastanza semplici, che però si è imparato nel corso degli anni a gestire, che possono imparare a muovere robot sulla base di input visivi, a controllare giochi o a fare traduzioni simultanee. Allora, quello che vogliamo fare noi come company, come piccola azienda, è cercare di prendere quanto più possibile esce da questi tipi di ricerca e provare però a applicarle nel mondo reale nostro, della piccola e media impresa, così come delle healthcare. Abbiamo diverse applicazioni in diversi ambiti, queste sono più o meno le nostre competenze, ma non mi voglio soffermare su queste. I nostri ambiti sono life science e pharma, industria, energia, e poi abbiamo applicazioni in altri settori. Non è tanto il settore che ci contraddistingue, è più la conoscenza di questi oggetti che sono, come avete visto prima, sono sempre gli stessi. Bisogna poi calarli nella pratica del problema e quindi ingegnerizzare una soluzione che abbia queste cose a bordo. Quindi facciamo un po' di tutte queste cose fino ad arrivare al gaming, quindi cercare di avere degli agenti autonomi che giocano con i propri avversari. Nell'ambito per esempio medico ci occupiamo di estrazione di oggetti da immagini per aiutare la diagnosi. Questo è il risultato dell'estrazione dei vasi della retina, dalle immagini della retina, fatta da un umano e fatta dal nostro sistema. Come vedete il sistema riconosce dei vasi che magari riconosce una volta che impara a riconoscere cosa è un vaso, così come impara a identificare il ventricolo sinistro in un'immagine di risonanza magnetica, lasciando stare, questa è la rete, questa volta questo è l'umano, lasciando stare tutto quello che non c'entra. Quindi non è tanto che impara che il ventricolo sinistro è chiaro, ma impara a riconoscere non solo la macchia chiara, ma a riconoscere qual è la forma che si trova davanti nelle varie inquadrature, e a riconoscere quale può essere più probabilmente il ventricolo sinistro sulla base di un sacco di esempi che si è visti nella storia. Quindi noi non abbiamo codificato regole per far capire cos'è un ventricolo sinistro, abbiamo però dato tanti esempi di sistema, in ambito renale. In ambito industriale le opportunità di applicazione di questo tipo di tecnologie sono tante. Per esempio lavoriamo molto nel controllo qualità e cominciamo a lavorare con il robot collaborativo. Sono tutte situazioni di incertezza. Controllo qualità perché c'è incertezza su cosa ti arriva. In un sistema di visione ci sono tanti fattori di variabilità. La variabilità può essere nel pezzo, perché il pezzo può essere o lui stesso un po' diverso dall'altro, perché il processo di stampaggio, pur producendo pezzi conformi, è sempre un po' diverso, quindi non posso necessariamente confrontarlo con un CAD, che ho variabilità tollerabile, pezzi deformabili, condizioni di illuminazione diverse, oppure ho situazioni di incertezza nel campo della robotica collaborativa, come abbiamo visto. Bisogna ridurre l'hardware, quando ci sono umani di mezzo c'è sicuramente un po' di incertezza. Allora, per esempio, questo è un esempio giusto per farvi capire il principio con cui si agisce in questi casi. Se io ho immagini di pezzi, vabbè, la variabilità è un po' esagerata, queste sono presso fusioni di alluminio. Io posso avere immagini di questo tipo che mi fanno capire non solo il 2D, quello che sto inquadrando, in questo caso è un pezzettino da parte di questo pezzo, ma anche la profondità e il codice colore. Io ho una profilometria oppure una luce strutturata che mi dà la profondità rispetto al punto di osservazione. E ho tanti elementi e poi ho delle cose che non dovrebbero succedere. Ora, cosa posso fare?
tradizionalmente mi alleno a riconoscere le anomalie. Qui ci si allena più a riconoscere a valle di, non so, 2.000, 3.000 pezzi, 10.000 pezzi conformi, qual è la normalità e a modellarla. Quindi non devo partire dal CAD, per esempio, oppure partire dal riconoscimento di ogni tipo di difetto, perché i difetti possono essere ovunque, possono essere molto complicati da inseguire. Quello che posso fare è cercare di utilizzare delle reti che imparano a modellare un pezzo normale. Cosa vuol dire modellare in questo caso? Vuol dire che a fronte di un'immagine conforme, l'informazione viene molto compressa, queste reti si chiamano autoencoder, viene molto compressa in modo lossy, come se voi aveste un'immagine JPEG e la fate a una compressione di 99 e cominciate a vedere, no, che il computer fa fatica a rappresentare, a ricostruire la vostra immagine perché gli dite di comprimere in modo lossy, in modo con perdita di informazione, in pochi numeri codificare quello che si trovano davanti. E poi chiedete però alla rete di ricostruirlo con il target di ricostruire più fedelmente possibile quello che gli avevate dato l'ingresso. È chiaro che con poca capacità, come se voleste far imparare memoria a una persona con poca memoria, il contenuto di un discorso, identificherà le cose più tipiche. Non starà dietro al dettaglio, cercherà di minimizzare i propri errori modellando il normale. Quando una rete vi sa ridisegnare un pezzo normale dopo perdita di informazione e voi operate dei difetti artificialmente sul pezzo, la rete ricostruirà il pezzo così come ha imparato a vederlo, quindi senza quel difetto lì, perché quel difetto lì non l'ha mai visto, quindi non ha imparato mai a disegnarlo, sostanzialmente. Quindi per differenza posso vedere quello che è inusuale in un'immagine che può essere anche molto complessa. E non necessariamente sempre orientata così. In questo caso, vabbè, abbiamo provato a deformarla molto e vediamo che non è capace proprio di ricostruirla. Se noi avessimo usato immagini molto distorte anche in allenamento, sarebbe stato capace di ricostruirla, non sarebbe stato capace di ricostruire quello che non ho mai visto. E quello che non ho mai visto potrebbe essere crepe anche piccole. A questo punto io ho capito cos'è anomalia. Per esempio qui ho tagliato sopra di un pezzo, da qua non si vedeva molto, però qui è venuto fuori che c'è un gradiente in questa sezione, in questa parte che non ho mai visto, perché questa parte era uniforme nel suo modello interno. Quindi una cosa che posso fare è cercare di farmi saltare fuori quali sono le cose inusuali, per poi, magari con tecniche di computer vision classico oppure utilizzando dei classificatori, classificare la anomalia in difetto o in non difetto a seconda della sua posizione sul pezzo o della natura della anomalia. Questo nell'industria funziona bene perché i pezzi normali ce ne sono tantissimi e quindi è possibile fare dei modelli molto rappresentativi. Oppure abbiamo problemi di classificazione, queste sono delle saldature. Qui era un problema in automotive, saldature che dovevano essere fatte in modo conforme, ma nella saldatura c'è molta variabilità. Qui sono scarti, qui sono buoni, qua manca proprio il materiale della saldatura, questa è un po' asimmetrica, ma anche questi sono un po' asimmetrici. Quindi ci sono degli umani che hanno detto questo va bene, questo va male. Come riusciamo a istruire un sistema a distinguere queste cose in cui l'area grigia abbastanza c'è e tanta ed è importante? Adesso ci sono dei sistemi automatici, ma c'è una review di un operatore esperto. Quello che applichiamo in questo caso si chiama riduzione dimensionale, che non è altro che io ho il mio spazio di pezzi, li proietto in uno spazio come quando io faccio un puzzle. Comincio a mettere tutti i cieli da una parte che sono tutti blu, poi magari mi entra dentro anche qualcos'altro, intanto poi l'erba la metto da un'altra parte, le case da un'altra parte, e comincio a farmi una mappa dove vivono i miei pezzi insieme ai loro simili. Se io non adotto un criterio di somiglianza relativo al colore, ma relativo alla mia classificazione, qua ho delle cifre scritte a mano e la rete neurale aveva il compito di distinguere i 4 dai 9, dai 7, dalle altre cifre. Nel risolvere questo problema si è creata una rappresentazione interna in cui 4 simili stanno vicini. Se io riesco a mettere 4 simili vicini, vuol dire che riesco anche a monitorare quando i 4 cominciano a diventare sempre più storti e cominciano a somigliare a dei 9.
e quando i 9 sono talmente storti che cominciano a somigliare dei 7. Quindi ho creato uno spazio contiguo in cui riesco ad andare a piccare il mio nuovo numero e sapere non solo che numero è, ma che numero assomiglia. Traslato alle saldature, posso dire che saldature belle centrate sono pass di sicuro. Avendo allenato una rete solo a distinguere pass e fail, mi sono creato più ricchezza di informazione perché ho uno spazio in cui ci sono i pass ben centrati, i pass un po' decentrati, o quelli in cui non c'è proprio la saldatura, fail di sicuro, e poi una zona grigia che abbiamo scoperto poi con chi abbiamo fatto il progetto, che era una zona grigia proprio nelle teste delle persone. Una volta che vedevano queste immagini, una volta dicevano pass, una volta fail, perché erano proprio una zona grigia della produzione, dello standard, erano sempre un po' incerti. Quindi in un contesto industriale puoi rendere abbastanza affidabile la classificazione, ma puoi anche monitorare che se all'inizio del mese eri qui e poi ti stai avvicinando verso giù, puoi intercettare che c'è un problema prima che il problema ti porti al fallimento, e questo è abbastanza importante. Quindi detecting drifts, lo stiamo facendo sull'immagine, questo vi faccio vedere l'immagine, ma in realtà il dato può essere di qualsiasi natura, anche immagini, anche segnali di tipo temporale come segnali di tipo strutturale. Per esempio abbiamo problemi di adesione gomma metallo in cui questi sono i buoni, anche se non sembra, e questi sono i difetti. E quindi avere dei criteri manuali per dire è buono quando qua è tutto bianco, ha un po' le gambe corte. Avere 10.000 pezzi buoni, 10.000 pezzi scarti, lasciare che i banchi di filtri si ottimizzino su questo problema è qualcosa che riesce a farci fare un salto di qualità nel controllo. Le stesse identiche reti possiamo applicarle al controllo del movimento, della movimentazione di un cobo. Potete venire da Rockstead. Questa è una cosa che abbiamo fatto in pochi giorni come dimostratore, ma sostanzialmente c'è una rete neurale in collaborazione con Alan Motion, c'è il force torque sensor di cui vi parlava prima Fabio, c'è una pinza adattativa. Il task è quello di imparare a posizionare questo pezzo sulla barra beam. Abbiamo lasciato libero il robot, una volta avvicinato al target, di muoversi. Se usciva da un certo bounding box, l'esperimento veniva dichiarato fallito. Una rete neurale aveva come input le forze nel tempo, le forze sentite da questo torque sensor, quindi nel momento in cui il pezzo toccava il fondo veniva dato un reward piccolo, un premio piccolo, nel momento in cui il pezzo si incastrava e tirava perché aveva intercettato questo bordo, quindi c'era una forza in questo senso, veniva dato un reward alto e veniva dichiarato l'esperimento come riuscito. E una montantina di tentativi la rete neurale, che poteva comandare su, giù, destra, sinistra, le rotazioni del braccio, ha imparato a formulare una strategia per incastrare il pezzo. Questo non vuol dire che è anche abbastanza lento come movimento, però mi dà un po' l'idea che forse in futuro si programmeranno i robot per la parte meno incerta con le traiettorie e per la parte magari più incerta, incertezza di presa del pezzo, incertezza di piegatura della barra e così via, si lascerà a qualcosa elaborare una strategia di dettaglio per operazioni basate su questo tipo di sistema. D'altronde, se possiamo insegnare a un sistema a guidare in un ambiente molto concreto solamente da immagini di telecamera possiamo pensare che per applicazioni più piccole con le stesse identiche strutture riusciamo ad andare a risolvere il problema. Comunque potete vedere la demo.